No, un tipo di iniziativa che ci sentiamo comunque di appoggiare prevede comunque una partecipazione fra Verona e Mantova, che comunque sono due territori, abbiamo parlato ancora tempo fa anche con il sindaco, che tradizionalmente hanno comunque dei rapporti anche commerciali di un certo tipo. Abbiamo sentito anche, e anche qua dovremmo parlare comunque in futuro in merito alla Longara Mare, perché è chiaro che adesso non dibatto sul tema, ma ci siamo sempre dentro, che la non volontà, o comunque la non volontà nell'immediato, immediato parlo anche di decine di anni a questo punto, da parte della Regione Lombardia di continuare Cremona-Mantova, Mantova-Verona, in un contesto come questo bisognerebbe far capire che il territorio veneto invece sarebbe ben contento di poter anche collaborare con i paesi magari più vicini del Mantovano, perché è chiaro che la viabilità è solo una parte di un insieme che riguarda comunque non solo la cultura, ma riguarda scambi anche commerciali, tipo di iniziative come questo, il mondo agricolo e la crisi comunque vista da 160 gradi. Quindi speriamo che con le due province anche questo tipo di iniziativa possa portare comunque un plus, e mi sento comunque anche in questo caso, come faceva riferimento a Tregnago prima, di ringraziare, anche se non è presente questa sera, il consigliere Montemempi, che durante il nostro mandato comunque ha promosso questo tipo di iniziativa, magari non aveva le stesse caratteristiche, però bene o male diciamo che nasceva da un pensiero comunque molto simile, non è riportato comunque nel regolamento che già magari rappresenta qualcosa di tipo molto molto vicino rispetto a questo qua, però allo stesso tempo mi sento di ringraziare, anche visto che era assessore comunque con delega su quel tipo di aspetto, per il lavoro che era stato fatto e che probabilmente ha messo le basi per arrivare questa sera a questo tipo di protocollo. Prego. Sì, io. Allora, beh, innanzitutto una premessa, sindaco. La vituperata piazza diventa oggetto di mercato frequente e corrente. È da fastidio, ma bisogna ricordare queste cose, era brutta, non era servibile, no, tante cose adesso ci fanno, me ne avete detto un posto, ci fate, ma io sono contento perché, sono contento perché state dando alla piazza quella che era la sua finalità, perché era stata pensata. Ci sono anche delle tracce pronte in giro, ma purtroppo non tutti i tecnici hanno la stessa cosa, il gusto estetico, non credo che ne possa essere arbitro tu, né tanto meno io. Io volevo fare una valutazione più sulla funzionalità, e sul fatto della funzionalità, ahimè, o ai voi anzi, sta riuscendo bene, ci fate feste, ci fate bicchierate, risultate, siete forti su questo. E ci fate tutto, insomma state sfruttando, io sono contento, veramente sono contento, perché in fondo la finalità finalmente non era la piazza, la state usando bene, questo fa piacere, ma ce ne sono accorti anche in Nogarese. No, io non sono d'accordo, può piacere o non piacere, su questo non si piove. C'erano dei tecnici architetto al pari di te, sindaco, che hanno fatto la progettazione, la direzione dei lavori, in realtà può darsi che loro abbiano sbagliato, se tu ne tieni così, io non prendo le loro difese, nel quale è stata collaudata, ha subito un collaudo, è stata ritenuta collaudata, dopodiché il sindaco, se tu dici che è fatta male, giustamente ci sono garanzie di legge, l'assessore di materia è competente, quindi potrà aiutarti. Ma l'aspetto politico è che la piazza funziona bene e l'amministrazione è pubblica, mi fa piacere. Il mercatino è martedì, mi piace, è una buona iniziativa, sindaco, non è che ti dico che non è una buona iniziativa. Il fatto che l'assessore Tregnago si sia dato da fare, consigliere con delega Tregnago si sia dato da fare per cercare di riorganizzare tutta la materia, anche alla luce di un'intervenuta modifica normativa, giusto regionale, è corretto e va nella direzione di dare una sorta di disciplina di funzionalità, se no qua non è che ormai tutti fa tutto, perché questo è un po' lo slogan che passa, soprattutto da parte di certi commercianti, ma il criterio è che ci deve essere una disciplina di uso degli spazi pubblici, perché gli pubblici non sono né del negoziante che ha lo spazio davanti, né dell'utente che va in quel negozio, sono di tutti. Quindi fatta questa premessa che mi è doverosa e che, come si dice, è anche pregnante, io devo fare un paio di richieste al
Trignago in ordine a quello che è l'aspetto della, del comitato di gestione. Cioè, perché Moreschi l'ha un attimo sollevato, ma si è limitato a chiedere se sarà a titolo gratuito, che non è cosa di poco conto in questo periodo. Però io vedo che il componimento è dato da due rappresentanti nominati come credo sindacale, sindaco giusto sarebbe, quindi individuali. I due rappresentanti saranno della maggioranza o come prevede in via generale la 267-2000 con esperimenti uno della maggioranza? Saranno esperti del ramo. Eh? Saranno esperti del ramo. Sì, ma proposti uno della maggioranza e uno della minoranza? Non è necessario. Beh, io invece ritengo che sia necessario, che sarebbe opportuno, sindaco propongo, onde far sì che comunque anche questa minoranza che rappresenta sempre due terzi del paese possa avere la possibilità di avere un rappresentante nel comitato di gestione. Certo, con la sindaco, non senso, come avete fatto in altre cose, poi abortiti tipo la casa di riposo, siete partiti tipo il razzo e poi vi si è spenta la minchia, con la stessa cosa che sia qui, cioè di dire se c'è un comitato di gestione che comunque anche le minoranze possono esprimere dei nomi tra i quali poi il sindaco andrà individuato. L'organizzazione e gestione, dice l'articolo 4, l'organizzazione e funzionamento sarà affidata ad un soggetto gestore individuato dall'amministrazione comunale. Chiedo a lei, scusa, l'articolo 4 dice che la gestione dell'organizzazione di funzionamento sarà affidata ad un soggetto gestore individuato dall'amministrazione comunale. Amministrazione comunale chi? Sì, allora mi spiego meglio. L'amministrazione comunale impersonata dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio comunale? No. Ti correggo se posso correggerti. Certo, no, io faccio domande, non è che... No, ti correggo, hai ragione. E questa cosa è una cosa che è scappata, questo il regolamento l'ho fatto io. Avete individuato dal comune di Cusciolente, provincia di Vicenza? No, sì, 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 no, lo dico io. Va bene, questo l'ho fatto. Va bene. Allora, individuato dal gestore, dal comitato di gestione, perché poi è il comitato di gestione che individua ai contatti con il gestore. Quindi è sbagliato dall'amministrazione? Ho sbagliato, sì. Bene. Allora, correggiamo, mettiamo... Io ti ringrazio anche per ricordo, perché è una cosa che... No, perché non è di poco momento comunque, quindi quello che è il comitato di gestione diventa colui che no, che individua, quindi a maggior ragione ritengo che sia opportuno, se non anche un avvenimento di legge, che ci sia un candidato che sia espressione delle minoranze. Poi, nei requisiti che si chiede a espressione delle associazioni agricole, il punto 2 dice avere maturato significative esperienze della gestione di mercati agricoli, di eventi o altre attività di promozione, concentrazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale. Allora, la formulazione così io toglierei o nazionale, resterei su provinciale o comunale o regionale. Perché? Perché ritengo che siccome in questo ambito il nostro territorio è ricco di enti e associazioni che possono esprimere soggetti tecnicamente validi e ritengo che l'ambito commerciale, che ha una disciplina specifica della regione, preferirei che non ci fossero nomine di comitati di gestione che vengono da altri comuni o da altri, non da altri comuni, da altre province o da altre regioni. Gestori, corretto. Dalle altre province o da altre regioni, Emilia, Lombardia o quant'altro. E soprattutto alcuni amici della coltivatori diretti mi hanno fatto presente che la coltivatori diretti spesso aveva un polo, gestisce altri mercati contadini nell'ambito della provincia di Verona. Certo. E quindi io faccio una proposta, auspico che possa essere individuato nell'ambito dell'associazione dei coltivatori diretti il soggetto che tecnicamente anche per struttura, organizzazione territoriale e soprattutto perché i produttori locali di Nogara sono per la maggior parte, per dire quasi l'ultima parte, aderenti a questa associazione, possa essere individuata come il soggetto che verrà incaricato di fare la gestione del mercatino. Questo perché, siccome nei compiti, Trignano correggimi se sbaglio, però nei compiti del comitato c'è quello di andare a verificare la rispondenza giusto della merce, la tipicità della stessa, quindi che sia merce prodotta da, effettivamente dal produttore e non comprata a metro e rivenduta sul banco, di verificare che ci sia una corrispondenza tra prezzo, come si dice, di vendita, calmierato sulla base della produzione piuttosto che quello del mercato ordinario, eccetera. Io credo che mai, come una situazione con i coltivatori diretti, possa avere il termometro effettivo di come si svolge la produzione, la commercializzazione di prodotti, non
solo del frutticolo ma anche della carne, quindi guardate, c'è una zona di allevamenti e quindi propongo e suggerisco che possa essere individuata in questa sede. Un ultimo punto, scusatemi, ma così almeno dopo vi lascio la replica alle posizioni. Io ho visto che nell'ambito delle domande di partecipazione, articolo 7, sono stati dati dei criteri preferenziali al fatto che la sede dell'azienda agricola è il comune di Nogara, quindi questo va assolutamente in direzione con quello che ho detto io. Vediamo di nominare soggetti che siano del nostro territorio, del nostro comune o della nostra provincia. Chiare prescrizioni, sono tutti i punti che condivido. Chiedo una cosa, siccome il periodo, non lo dico io, ma lo stiamo vivendo tutti, è un periodo di crisi, è un periodo di difficoltà, e siccome questo governo sta anche cercando in qualche maniera, per usare questo termine, di cercare di individuare sistemi di promozione e sviluppo di nuove imprese, di nuove attività, soprattutto ai giovani, io propongo a questo consiglio di dare un punteggio di valutazione favorevole a coloro che sono giovani imprenditori, individuati, imprenditori quindi agricoltori, imprenditori e agricoltori, che abbiano un'età che può, decidiamo insieme, essere al massimo di 30-35 anni. Cioè di dire che se c'è un giovane imprenditore che coltiva il radicchio piuttosto che arriva il toro, che vende il latte, scusate il termine, ed è del comprensorio, possa essere meglio privilegiato rispetto a qualche altro produttore che forse non per una sola questione di anzianità, ma probabilmente, visto che l'anzianità comporta anche una maggior strutturazione commerciale, può avere più facile accesso sulla piazza. È una proposta che faccio, che va in questa direzione. Mi permetto ancora di più, visto che mi è stata anche fatta la proposta di formulare un nome per la Commissione, varie opportunità, agevolando altri criteri, secondo me, come si può inserire, credo, spero di poter trovare il vostro favorevole accoglimento a favore delle imprenditrici femmine, donne. Perché anche questo va a consigliere di formalizzare gli emendamenti. Mi sto ripeando. No, ti scrivi perché sono votati. Ok. Perché se no filosofia. Noi dobbiamo deliberare. Questo è un po' il discorso, no? Sindaco. No, devi parlare. Non sono stato polemico. Ti dico che se vogliamo andare avanti, devi formalizzare gli emendamenti, li votiamo uno su forza, così ti lascio anche 3 minuti di tempo per formalizzare. Poi riprendiamo, prego. È sospeso per 3 minuti. No, facciamo così, se siete d'accordo. Spegniamo un attimo il punto, formalizzo la cosa, se volete iniziamo a discutere. No, 3 minuti così la gente poi se no ha problemi di fumare o meno. Prego di formalizzare, voglio mettere in votazione. Ieri, Falco e Oreschi, dice l'articolo 3 del disciplinare il mercato che cos'è il confine per citare che per la sua tendenza in ambito di selezione dovranno essere individuati in programmi nominativi proposti uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza, secondo le politiche specifici. Il comitato di gestione sarà pertanto rappresentato da un soggetto nominato dalla maggioranza e non dalla minoranza. Diciamo che non sono d'accordo. Ricordo che aveva già detto l'estensore che era un errore.
fatto di essere solo regionale toglierei per esempio i rappresentanti della Lombardia, che è stato prima espresso anche da alcuni consiglieri, che devono essere valutati nel nostro territorio. Quindi non siamo d'accordo con il mito di questo. Voi no? Di questo è il nazionale. Lo manteniamo nazionale. Noi invece siamo favorevoli. Vabbè, favorevoli. Il segretario chiedo anche che venga precisato a verbale che io ho chiesto di individuare da coltivatori diretti il soggetto. No, se non te ne mi ha scritto non lo votiamo. L'ho detto nel mio intervento. Sì, e non l'hai rappresentato, quindi è una contraddizione, d'accordo? Sì, non è una contraddizione. Ma non hai proposto l'emendamento. Non è l'emendamento, io ho fatto un intervento, sindaco. Ho chiesto al segretario che nel mio intervento a verbale la prossima volta risulti che io ho proposto la coltivatore diretti. Va bene, d'accordo, posso intervenire un secondo? O la luna arena formaia se tiene in diretta. Se a volte succede. Siccome io voglio bene al coltivatore diretti, voglio no, tu puoi dire quello che vuoi, però specifico una cosa, che questo regolamento non va a individuare chi gestirà, il comitato di gestione. Hai fatto specifica, va benissimo. Io voglio, però voglio sapere che li voglio bene, va bene? Insomma, il discorso della co-diretti che hanno situazione di categoria di primo piano, questo non sono di dubbio, però il fatto di esprimere un parere favorevole verso di questa situazione va intanto a discapito di altre situazioni agricole che comunque ci sono, come sono i sindacati, come sono altre, e dall'altra parte andrebbe a togliere tutto quello che c'è dopo, cioè se te hai dei parametri presso i quali te dopo decidi a chi da affidare l'incarico, che se te dici subito da co-diretti vuol dire che parti già con una pregiudizio nei confronti. Ho fatto un intervento dove ho detto che ha un discorso nazionale, comprende anche la co-diretti, perché la co-diretti è una situazione su scala nazionale, quindi il nazionale secondo me ci resta perché è nazionale la co-diretti, come la agricoltura, di materia territoriale, quindi era quella provinciale di Genova. Poi me l'hanno detto loro che hanno presente, insomma, qui c'è un assessore che tra parentesi faceva parte del direttivo della coltivatore diretti, quindi credo che non sarà in dissonanza con me sulla cosa, spero. Favorevoli a togliere la dicitura nazionale, favorevoli? Tre? Contrari? All'articolo 7 introdurre un punteggio di 10 punti a favore dei giovani imprenditori di età minore, minore dei 35 anni, punteggio aumentato con ulteriori punti, si tratta se di imprenditori. 10 punti sulla cosa di questo genere. Noi siamo d'accordo di introdurre criteri preferenziali, io direi di non introdurre il punteggio di 10 punti perché questo lo deciderà poi il comitato. Sono assolutamente d'accordo di introdurre un punteggio favorevole sia per quanto riguarda i giovani che ulteriormente incrementato. Ma punti di base, ma di punti grossi, perché mettono le limitazioni modificate. Dicevi tu, ultimo, no? Problema, io ho detto 10, possono essere 5, quindi lo proposto. Scegliete voi, cioè io non ho problemi particolari su questo, mi sembra poi. Mi sembra che sia una proposta decente, va bene? Che cosa posso? Va bene, favorevole? Unanimità? Sì. No, non vuol dire. Va bene, perché avevo chiesto anche che venisse precisato che eventuali sanzioni comunque non rientrano in una cassa del fare. No, va bene, d'accordo, questo lo mettiamo nella. Sono d'accordo. Credo che l'atto di questa sera sia sicuramente un atto dovuto dal punto di vista normativo, ma che va a dare chiarezza a una cosa che è partita esattamente 10 mesi fa, quindi che era uno dei punti, importanti anche del nostro impegno della campagna elettorale, quindi di portare la vendita diretta dei prodotti agricoli. E quindi il contatto tra il produttore e il consumatore. Credo che da questo punto di vista l'apprezzamento che il cittadino di Nogara e non di Nogara, perché non so se chi è presente al mattino vede cittadini che sono di Nogara, sicuramente del Mantovano, della zona di Gaggio e anche ad esempio più volte ho avuto modo di parlare con persone come la Casa Leone, dal Sacchizzone e così. Quindi
punto di vista attrezzato il mercatino, e credo anche dal punto di vista di cultura e dall'alimentazione sicuramente ci sia anche quel passaggio che è reale di immediatezza tra la genuinità e la freschezza del prodotto. Questo credo che sia uno delle cose importanti di questo mercatino che è stato messo in moto. Ovviamente questa sera noi andiamo ad approvare il regolamento. Il discorso relativo che il consigliere Olivieri ha fatto in riguardo al mondo della Coldiretti. Io faccio ancora parte del comitato delle Coldiretti, nella quale sono affezionato da sempre, e credo che tutte le opportunità che devono avere e devono avere tutte le associazioni di categoria del mondo agricolo devono averle, però con pari dignità, in maniera molto chiara, perché credere in una propria cosa non vuol dire escludere gli altri. Questo credo che debba essere anche la prima responsabilità di un amministratore, quindi da questo punto di vista. Noi abbiamo avuto in questo periodo e abbiamo tuttora un mercatino mantovano che sta sicuramente sicuramente era il primo che tra le altre aveva dato, se non erro, 3 anni fa aveva chiesto anche di partecipare. Adesso non vorrei sbagliare anche in questi mesi della data. Sicuramente per quanto ci riguarda non c'è nessuna preclusione per nessuno, però noi questa sera andiamo ad approvare il regolamento, per essere chiaro. Mi sento anche di ringraziare, non so se magari l'aveva nella sua salute, saluto o espressione di voto finale dell'amico Paolo Tregnano, mi sento di ringraziare anche l'agronomo ordinario Paolo, che ha dato una mano a Pierpaolo, per qualche momento ero presente anch'io, nella formulazione di questo regolamento, che sicuramente ci ha dato anche spunti della sua esperienza, visto che ci dette quindi sul campo. Probabilmente ci sarà da migliorare qualcosa. Una cosa mi sento di dire però, che è dimostrato che il mercatino agricolo, se non c'è una catena di un'azienda che ha tutta una serie di prodotti, difficilmente si riesce a mantenere un certo numero di danni. Quindi il fatto che ci sia un'aggregazione, un'associazione, un insieme di associazioni che possono garantire molteplici aziende che hanno diversi tipi di prodotti, sicuramente questo dà la facilità che ci sia per tutto il periodo dell'anno la possibilità che il prodotto possa essere direttamente, perché sappiamo benissimo che alcuni prodotti che vengono prodotti e in certi periodi dell'anno non ci sono, quindi è giusto che si riesca ad avere questo tipo di aziende che possono integrare in un momento continuare a dare questo tipo di servizio, e quindi questo tipo di approccio da parte del produttore e del consumatore. Mi chiedo anche e credo che cosa dico, io sto dicendo quello che effettivamente il mercatino agricolo come è nato il discorso a chilometri zero, ecco, sicuramente non è che sia così facile organizzarlo, perché io le ho seguite queste cose, le ho seguite anche all'interno della Coldiretti, e ci vogliono una serie di molteplici aziende per garantire un certo tipo di tipo, perché non è che come la scatola dei fagioli un'altra cosa che si trova anche domani. Il prodotto quando è pronto si deve dare. No, non è che voglio andare fuori. No, Io non mi sono mai permesso di rispondere.
un'istituzione ma che non ci metta. Io posso anche qualche volta dire qualche cavolata. Cosa ti ho detto di male? No, certe parole te le tieni per te. Ma cosa ti ho detto? Allora, ma non sono cose mia, Antonio, è inutile che ti così, non sono cose neanche a te. Ti chiedo rispetto. Ma non ti ho mancato di rispetto? No, no, hai mancato di rispetto al luogo dove siamo. Hai mancato di rispetto anche un mese fa al luogo dove siamo. Quando eri al bar, hai mancato di rispetto anche quando eri al bar, facevi poca fatica a dare un colpettino di telefono che siamo in ritardo 5 minuti. Ma cosa stai vedendo? Questo è rispettare le persone. Ma questo è rispettare le persone. No, il consigliere che passa se lo siamo assunto, lo portiamo avanti, verificheremo sicuramente che siano secondo le norme, per norme igienico-sanitarie e normative riguardanti a questi aspetti, quindi per quanto mi riguarda parto al voto favorevole di questa proposta. Sono altre dichiarazioni di voto, qualche emendamento e via, dichiarazioni di voto? Sì, allora, tanto mi fa piacere che qualche emendamento sia stato raccolto, sempre segno di condivisione. Non ho capito, Antonio, ma non era per dire che ho articolato il tuo discorso. Io invece ho colto la prima parte del tuo discorso. Hai detto che tu sei affezionato al coltivatore di letti, ne fai tutta la parte. Io mi auspico che tu sia soggetto che nell'ambito dell'amministrazione comunale, se vuoi bene, mi spiacerebbe, lo dico francamente, che venisse, che ne so, il comitato del mercato dell'Ago di Colonnata, piuttosto che arrivasse quelli del radicchio rosso della provincia, o che mi arrivasse il mercatino agricolo mantovano a gestirmi il mercato locale di Nogara del produttore. Cioè io dico la mia, tra carità, quindi in questo senso mi auguro che sia la diretta provinciale a cui riconosco competenze, capacità, già organizzazioni in questo senso, piuttosto che trovarmi altri enti che non sono proprio territoriali e che forse in qualche modo non hanno un rapporto diretto anche con i nostri produttori. Punto. E quindi se poi in questo senso mi conforta, io sono sicuro che tu farai il possibile nell'ambito dell'amministrazione per cercare di individuare nell'ambito della coltivatore di letti, ho detto che basta, sono proprio che uno fa quello che crede, però Antonio. Sì, perché se è proprio che fosse per fare il discorso. Dopo quando vedi. Buona scusa, molto favorevole comunque. Bene. Però la coltivatore è stata partecipe di un certo percorso del tutore, compreso quello del mercato, con scelte autonome di alto tipo. Se ti dice le vere, se che parla magari ti secondo. Ma che ne ha parlato di adesso. No, se dopo è sempre facile farsi carico comunque guarda, è un infinito, se tu sei in grado di far gestire da quel diretto il mercato contadino zero, qua la gara, noi siamo assolutamente attenti. Quindi una sfida che faccio a me. No, lo faccio. Ma non che bisogno, ne ho 47 minuti, sta per le parti. Prego, posso dare i diretti. Quando è stato che roba ti faccio ma lo che fa l'avvocato cattivo, farai capisce quando quello come consigliere di ieri anche a livello noi quando è stato il momento di istituire il mercato per dare la sperimentazione per vedere come andava e probabilmente a livello centrale si è detto che sono sbagliata perché abbiamo fatto più di una riunione qua con qualcuno della Codiretti che organizza i mercati. E la mia domanda diretta, ma voi per quanto tempo pensate di fare la sperimentazione? Perché per far partire un mercato, secondo lei consigliere, quanto tempo ci vuole? Secondo te quanto tempo ci vuole? Un anno spero da. Per condire di garantire 3 mesi. Con 3 mesi parte un mercato a livello centrale. Dunque per quello. A questa mia domanda, l'esponente della scuola di rete che è venuto, è anche inalberato, perché dice come fa lei a pretendere che io sta qui, stia qui